Nel frattempo, che cosa è successo? Con l'altro furgone che ci interessa un sacco, non ha venduto il camper a un prezzo maggiore di quello che gli ho offerto io. Assassin. Tutto può cambiare in un attimo, perché paradossalmente da una parte c'è il tutto e dall'altra c'è completamente il niente. Nessuna vendita, nessun acquisto, dall'altra parte tutte le vendite e tutti gli acquisti. Tanti auguri a Che te. passa? Buon compleanno, Jenny. Gianni poteva morire. Fa del progetto, ovviamente, non ce ne facciamo niente di un camion con 1.000 euro di coso che non si può neanche trasformare in vivienda. No. Oh, mi brucia il cuore. Facciamo il punto della situazione. Sabato 26 marzo. Devo fare l'analisi del sangue domani mattina per vedere le allergie che ho. Domenica 27 marzo. Dobbiamo alle 13 andare a vedere la casa. Lunedì 28 marzo. L'avvocato. Il contratto di usufrutto del terreno e ovviamente dobbiamo trovarci con Simona tra lunedì 28 e martedì 29 per la firma del contratto. Dobbiamo prendere i biglietti dell'aereo per il giorno. Spegni l'acqua! No, anzi, ve lo dico dopo. Faccio la dispettosa. Come al solito, ve lo chiudo qua. Ciao. Vai, aggiungi veicolo. Seleziona un veicolo, devi mettere il Camper camper. 5 1 no, 280, sì, dai, penso che Ok, vada devi mettere bene. la lunghezza 5,9. Ho già messo a Lo 5,9 so, ti chiede metri. di metterlo lo stesso, se no non ti fa. 5,90, cos'era? Vabbè, 5,90. non è così, però vai. Cioè, Confermo. comunque 90 è qualcosa. Animali domestici, no? Devi mettere il codice sconto che ora ti do. E vediamo quanto è il totale. Fermati. Perfetto, Clicco qua. sono. Lo Sì, prendilo il 2 di aprile. Perfetto, Civitavecchia segui. Barcellona. Sì, prosegui. 2,30. Bon, prendiamo il contenitore, tac. Andiamo a fare l'analisi del sangue. Andiamo a scoprire a cosa siamo allergici. Hai visto i miei occhiali da sole? No, dopo. Ah, ok, dai, Dred, vamo! Dov'è la giornata di sole? Allora, questo qua è il laboratorio. Vediamo se mi fanno subito senza l'appuntamento perché ci sto provando. Buenas. Entonces, tengo que hacer. Sì. Puedo dartelo a vos, mio, o tengo che tomarlo? Tieni conto? Sì. Mamma, dimmi. Hai fatto la puntura? Sì, vuoi vedere? Guarda. L'hanno già fatto allora? Sì, adesso vi dico, guardate, era il mio bottino. Fatto in fretta, ero la prima. Era 2 minuti. C'era un signore davanti che stava facendo, poi io. Ecco. Guarda, ne ho preso 5 provette, 5 così di sangue, piene riempito. Adesso i risultati sono 7. Siamo di nuovo dalle macchinine, cerchiamo di prendere quelle lì. Guarda di non prendertela, che è difficile, eh? Altrimenti lo farebbero tutti e vincerebbero sempre. Questi qua li fanno perché è difficile vincere. Ci proviamo, ok? Vai. Vai.
Perde sempre anche il papà. Perché mi ha passato questo gioco. Dai, via, andiamo a comprare il negozio, facciamo prima. Allora, la lavanderia nostra è fuori servizio, quindi proviamo questa qua nuova, vediamo se c'è posto. Hola, buenas. Super, gracias. Vai, Dred, aiuta il papà. Dentro. Aspettiamo un po' in spiaggia, qua a Playa Honda. C'è Nicola che sta facendo fare un bagnetto alla Margot. Dred è là che sta giocando con un bimbo. Wow. Dred, guarda che non abbiamo i pantaloni, adesso dopo te li bagni sei mutande, eh? La bimba è già andata lì, si è stufata, vero Dred? Boh, ragazzi, sto comprando i biglietti della nave che mi ha appena fatto la trasferenza il signore per il quale, luogo di nascita Legnago, per il quale stiamo facendo questa compra in Italia, Legnago. Ovviamente ho tutto spesato perché, cazzo, aspetta un attimo che non mi ricordo come si fa qua. Targa, devo mettere i documenti di un modello che devo ancora, porca troia, che devo ancora fare il passaggio. A prendere l'acqua, siamo venuti, vero Dred? Siamo venuti a prendere dell'acqua e siamo venuti a prendere due o tre cose di frutta e verdura, perché poi domani vengono a prendere il furgone la mattina e cerchiamo di non muovere più il camper fino alla data della nostra partenza, prevista per il giorno 31. Buona ragazzi, siamo cotti. Domani il tipo che doveva venire a vedere le camper, tra l'altro, neanche viene. Ci ha declassati così. Non si dice declassati. Vabbè, avete capito, perché gli è capitata una cosa e non avrebbe i soldi necessari, insomma, per comprarlo. Quindi domani abbiamo una cosa in meno, che non è che siamo proprio scontenti, perché veramente siamo un po' presi con le bombe in sti giorni. Adesso tra l'altro ho prenotato il viaggio con Ryanair, non mi risulta da nessuna parte, non ce l'ho, non riesco a fare il check-in, devo andare in aeroporto domani, non lo so. Vabbè, l'importante è che ho fatto tutti i pagamenti, tutto il viaggio è già calcolato, è già organizzato, è passato Nicola, è già organizzato, domani è l'unica cosa che dobbiamo fare, quindi è andare a vedere la casa.
dobbiamo andare a vedere la casa per i ragazzi in Italia. E poi mare. Mare, mare, mare. Mettiamoci a letto. Ma che giornatina oggi. Però ora. C'è già sonno te, vero? Mi lascio dormire, devo guardare sempre fin da sola. Sì. Di solito la donna che si addormenta, sai, a casa. Siamo proprio la rovescia. Siamo qua, figa, lavoro tutto il giorno. Domani ti regalo una gonnellina. Appendicite. Cosa vuoi appendere? Sembra un orso? Bene, sono già passati a prendere la furgo. La furgo se ne va. Adesso vedrà poi tutto la via per di là, tutti i furgoni. Spiego di furgoni in questo periodo. In questa mattina c'è Lupin. Io del Dino quando ero piccolo sempre facevo così, Walsh smanicato, con smanicato quello, come si chiamava, quello grigio, il wow. Che quello non lo so, perché si vede che non è... famoso, smanicato quello grigio. Lo smanicato grigio famoso non me lo ricordo. Io Bono, come si chiamava? C'è una marca famosa. A vedere, comunque non sei di marca, ma... Non è vero, Adidas. È vero. No, dicevo, non hai lo smanicato grigio di marca che dice il papà, però sei figo lo stesso. Quello volevo dire. Dai, andiamo. Io non so se mettermi qualcosa anche io. Ciao Margot. Mamma mia, sei messo tutte le carte. Hai fatto il tetano, lisciù. Dai, fai la guardia. È tra poco. Dobbiamo andare in bici stamattina. Margot, non c'è la furgo, quindi devi rimanere qua. Andiamo a vedere questa casa per degli amici in Italia e vediamo com'è e cosa si dice, insomma, quali sono le condizioni. Non ha voluto parlarne per telefono, vuole parlare di persona, quindi andiamo. Allora, la casa è questa qua. Adesso vediamo se c'è qualcuno. Ostia, anda con Ferrao. Si sí, está una moto lì abajo. Sí, entonces esta... ¿Qué pasa? Que dejan cerrado aquí. ¿No puede abrir la cocina? Estará... Está cerrado también, ¿no? Está cerrado, cerrado. Tengo el móvil y me llevo este teléfono. ¿Eso? En el coche. Vamos a ver. Guapa, sí. Pues esta es la casa. Sí. Pues está, se ve que está el... Tengo ahí una pareja. ¿Sí? Sin niños. Sí. Que están en la otra habitación. Sí. Es para compartir. Lo que yo alquilo son habitaciones para compartir. Ah, claro. Es diferente. Ustedes explíquenme. Bueno, les voy a enseñar y luego sí. Me explican ustedes qué es lo que... Sí, estaba explicando a tu compañero ahora. Baño. Ya hace días que no estoy aquí. Con esa ropa que yo. Oggi c'è stata una parecchia qui. Sì, è stata in questo.
Ma tenemos el baño en comune? Comune, sì. Todo es comune? Sì. Vale. Solo para entender. Allora, ragazzi, abbiamo fatto un casino. Abbiamo perso i documenti. Dobbiamo partire giovedì. Li stiamo cercando ovunque e non ci sono. E quindi adesso prendiamo la bici e andiamo a cercarli. Un bel problema. Allora, adesso l'unica è fare tutta la strada a ritroso che abbiamo fatto da questa mattina. Io mi ricordo l'ultima volta è stato quando ho prenotato la nave. Quindi era l'una di ieri. Ho guardato nei pagamenti. Era l'una di ieri ed era su questo tavolo. Da allora l'unica cosa che si abbiamo fatto era spesa, però Nicola aveva il bancomat in tasca, quindi non ha tirato fuori quello. E abbiamo pulito la furgo. E basta. Questa mattina siamo andati in bar, così, dalla borsa può essere caduto o non lo so. Quindi facciamo la strada a ritroso e andiamo a vedere. È grave questa cosa. Cioè, una soluzione c'è, cioè se noi non dovessimo spostarci non sarebbe un problema. Il problema è che ci dobbiamo spostare. Qua è il parco dove eravamo stamattina. Qua Nicola sta facendo il giro di dove eravamo seduti. E todo, nada. Andiamo a chiedere al bar di fronte. Andiamo a chiedere al bar di fronte che se qualcuno l'ha trovato qua magari l'ha portato al bar. Vamos a ver. Nicola è là dentro che chiede. Mamma mia, Dreddino, come facciamo? No, amore, l'ho vista prima davvero in furgo e in camper, non ti preoccupare. No, per davvero. Ce ne sono due. Nada. Niente, abbiamo finito i posti. Adesso Nicola è andato nel pattume a cercare il pattume che abbiamo buttato via stamattina. C'è da ridere perché tanto vuoi prenderla bene o prenderla male, cioè la realtà non cambia. Quindi ora guardiamo, ci sarà l'apertura del pattume, ma là che non l'hanno ancora portato via, che a volte uno sovrapensiero, insomma. Però ho detto che mi dicevi che l'avevi trovato. Ah, perché stavo ridendo? Sì. Dai, non ho intenzione di prendere male le cose. No, io... Dai che apriamo il pattume. Dredd, attento che c'è tutto sporco, aspetta un attimo. Altro sacco, eh. Tieni. Ah no, non ci sta lì. Sì, guarda prima anche in quella. No, ho fatto ieri sera. Avete portato fortuna, ciao ragazzi! Yuppi! Grandi! Hai visto la mia idea del pattume? Bene, tutto è bene, quel che finisce è bene. Tra l'altro abbiamo conosciuto questi ragazzi. Ammazzo. Non lo sai se sono stata io? No, lo so perché sei te che fai queste robe. Ma non lo sai. Io, quando apro il frigo e vedo gli occhiali della Jenny, cioè, chi è stato a buttare il documento nel pattume? Dai. Vabbè, comunque... L'importante è che abbiamo trovato tutto. Io sono adesso. Abbiamo fatto anche amicizia con questi ragazzi che ci conoscono perché ci seguono, penso, da un po' sul canale. Allora, vediamo cosa c'è da dire. Assicurazione medica. PayPal. Patente genica. Sai che non va bene far vedere però i dati delle carte. Davvero? Non va bene. Patente genica. Poste Pay. Speed Queen, la tessera della lavanderia. Codice fiscale Dredd, codice fiscale Jenny. Assicurazione Nicola. Documento di Dredd, documento di Jenny, documento personale, di Nicola.
Il codice fiscale di Nicola. In più, le fotocopie dei documenti. Patente di Nicola, NIE di Nicola e Bancomat di Nicola spagnolo. Tomo. Insomma, comunque stavo dicendo, abbiamo fatto amicizia anche adesso con questi ragazzi che sono qua in vacanza, abbiamo lo stesso volo tra l'altro. Giovedì, quindi ci vedremo in aeroporto, e martedì quando andrò dal medico, perché mi vuole rivedere, mi ha detto martedì torna, che voglio vederti a distanza di 3 giorni come stai con l'allergia. E quindi loro si trovano nello stesso paese, a Puerto Rico, Carmen, berremo una cosa insieme, insomma un caffè di mattina, quindi andiamo dal dottore di mattina, poi andiamo a berci un caffè. Bene, si può continuare a respirare. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Sì, adesso mi apro una birra. Festeggiamo.